Ciao ragazzi, come state? Oggi ci divertiremo a creare con il laboratorio dei pennarelli Super Emoji di Crayola. Questo l'ho trovato in super offerta e come sapete io adoro le emoji e perciò ho deciso di acquistarlo. Si possono creare ben 16 punte emoji, creando anche i nostri stampini e inventando anche i colori. Quindi veramente è super... super divertente secondo me, perché proprio si può personalizzare qualsiasi cosa. Le punte emoji sono queste, quindi abbiamo il cane, la faccina che fa gnam, sorridi, sei il mio amore, è stupendo, sono una star, rido a crepapelle, siamo d'accordo, facciamo pace, qua la zampa, miau, siamo inseparabili, scherzo, pizza party, ti osservo e super felice. E questo è praticamente tutto il contenuto che ci sarà all'interno di questa box. Ma andiamo subito ad aprirla e vederlo dal vero. Perfetto, ecco qua aperto. Quindi, come vediamo in alto, questo serve per creare appunto i nostri pennarelli. Qua ci sono tutti i tappi, qua sono tutti gli stampini, le parti insomma alte del pennarello, qua è il tappo, la chiusura. Questi sono quelli tipo cotone dove verrà assorbito il colore e qua abbiamo i tre colori principali, quindi blu, rosso e giallo. Oltre a questo all'interno troviamo anche due scatole da montare, eccole qua. Sono un po' tristi perché sono appunto in bianco e nero, grigio diciamo. E c'è scritto appunto pennarelli creati da te con tutte le emoji. Sono carini, le avessero fatti colorati secondo me sarebbe stato il top. Poi abbiamo anche degli adesivi, dovrebbero essere 16, sì infatti, da attaccare appunto ai nostri pennarelli. E poi abbiamo la scheda che ci spiega come creare i nostri colori, quindi partendo con il blu e giallo, il rosso e il blu e il giallo e rosso. C'è scritto consiglio importante: per creare un colore la somma degli inchiostri deve sempre corrispondere a 15 come indicato sulla provetta graduata, non riempire la provetta oltre la tacca 15. Esempio: arancio 6 tacche di giallo più 9 tacche di rosso uguale 15. Ok. Infatti qua ci dice, se vogliamo il blu, dobbiamo mettere 15 tacche di blu e 0 di giallo, quindi abbiamo il colore principale, e poi via così. E possiamo appunto creare tutti questi colori, quindi è molto semplice. Bisogna montare, vi faccio vedere, qua abbiamo anche le istruzioni, tutto questo kit, quindi c'è il cappuccio, la punta emoji, il fusto, il filtro, il tappo di chiusura e il coperchio. Quindi ragazzi, direi di iniziare subito a creare le nostre emoji. Eccoci qua. Allora, il procedimento è veramente molto semplice. Qui abbiamo la fialetta con, vedete, i numeri da 1 a 15, dove dovremmo versare il nostro colore per creare il nostro pennarello. Quindi, allora, aspettate che sia un po' staccato. Allora, lo metto qui. Voglio creare un giallo, più giallo che arancione. Quindi metterò 3 tacche di giallo. No, scusate, il contrario. 12 tacche di giallo e 3 di rosso. Quindi andiamo a versare. Aspettate che vedo quanto siamo. Adesso, come vedete, siamo a 8. Perfetto. Adesso è a 12 tacche di giallo e dobbiamo metterne appunto 3 di rosso, in modo tale da arrivare a 15. Mi sembra che siamo arrivati. Perfetto. Ora dobbiamo prendere il tampone bianco e metterlo all'interno in modo tale che assorba il colore.
allora lo lasciamo tanto riposare. Noi montiamo il pennarello, quindi bisogna prendere il tappo del pennarello, che è appunto questo, inserirlo qui. Poi prendere la base, che è questa, e decidere che punta mettere. Quindi io penso di mettere questa emoji con i cuoricini. O se la metto a fuoco, eccola qui. La infiliamo qua facendo una leggera pressione. Perfetto. E poi la mettiamo sopra. Così il tappo è chiuso. Una volta che questa parte qua, diciamo il tampone, ha assorbito tutto il colore, con le pinzette in dotazione, eccole qui, andiamo a trasferire il tampone direttamente all'interno del pennarello. Perfetto, vedete? L'ho spinto giù in modo tale che prenda la parte dove c'è appunto l'emoji. Poi semplicemente mettiamo il tappo e chiudiamo. Loro ci consigliano di utilizzare questo, quindi mettendolo sopra e schiacciare. Ok. E abbiamo fatto. Poi ci consigliano di tenere il pennarello così, quindi a testa in giù, per almeno 5 minuti, in modo tale che il colore prenda anche l'emoji. Perfetto, allora quindi lo mettiamo in parte e intanto faccio tutti gli altri, quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, allora ho creato tutti i pennarelli. Non sono molto soddisfatta, devo essere sincera, perché tanti colori mi sembrano simili a vederli così, ma andiamo a scoprirli direttamente. Allora, questi sono gli adesivi da attaccare appunto al pennarello singolo per distinguerli dagli altri. Quindi qua andrò a appunto stampare, timbrare, ecco, timbrare con le emoji. Allora, così vediamo anche dal vero appunto come sono venuti questi colori. Allora, eccoci qui. Allora, iniziamo da questo. Questo qua ho provato a farlo da sola e dovrebbe essere nero. No, non è questo, anche se questo mi sembra nero, anche questo. Benissimo. Ecco, ovviamente sono caduti tutti quanti, ma andiamo avanti. Allora, facciamo il timbro. Quindi questo è un blu, praticamente. E il timbro è anche, devo dire, carino. Quindi ora stacco l'etichetta e la posiziono sul pennarello. Trapassa parecchio, guardate. Quindi bisogna stare un attimino attenti. Allora. Ok, quindi il primo è fatto. Poi questo dovrebbe, mi sembra che sia quello tutto rosso, dovrebbe essere il cuore. No, non è il cuore, ma è l'emoji che fa la linguaccia, che devo dire mi piace molto. È simpatica. Poi questa è una sorta di arancione ed è la pizza. E questa non mi piace per niente, anche perché non viene perfetta. E la pizza o un pezzo di formaggio? Ah no, pizza party c'è scritto. Così, ma non è che sia proprio il massimo, onestamente.
attaccato un po' storto, mannaggia. Poi c'è questo che sembra rosso, ed è questo è il rosso proprio, quindi ho messo i 15 solo di questo, in questa stampa ho messo soltanto 15 rossi, cioè tutto rosso, per fare i cuoricini, e direi che ci sta. Poi abbiamo quest'altro colore, ecco, questo dovrebbe essere il nero che ho creato dove appunto ho messo il gatto, e non mi piace, ragazzi. No, guardate, cioè il colore è giusto, però lo stampo non viene bene. Non so come mai, forse devo stare attenta a come lo posiziono. Boh. Comunque almeno il nero sono riuscita a farlo. Poi c'è quest'altro che dovrebbe essere rosso, sempre. Questo è molto carino invece, molto carino, sì, decisamente carino. Al momento è forse il mio preferito. Poi c'è l'arancio. Non è neanche proprio male. Poi questo dovrebbe essere un verdone, credo. Bello questo verde, mi piace moltissimo. Guardate che carino, con gli occhi. Poi questo è giallo puro, dove c'è l'emoji, la mia carissima emoji. Eccola. Poi questo è verde. Devo dire che è anche carino come colore, mi piace. Un altro verde dovrebbe essere, dove c'è l'emoji che fa l'occhiolino. Ce ne mancano ancora 4. Qui abbiamo il cane. Ed è tipo un bordeaux. Volevo fare il marrone, ma non sono riuscita a farlo. Ma devo dire che comunque il cane così ci sta. Poi c'è l'emoji che fa la lingua. Ecco.
questo è blu puro, dove c'è l'emoji che piange. E finiamo con l'ultimo, che sembrerebbe un nero. Ed è invece un blu scuro scuro, con l'emoji con gli occhiali. E quindi ecco qua tutti i timbri che ho creato con le emoji. Non mi fanno proprio impazzire, onestamente, anche perché i colori, benché le gradazioni di pittura siano diverse, io li vedo molto simili. Cioè, guardate, questi tre sono praticamente quasi identici. Dovrebbe essere così la gradazione. Aspettate, così, 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 e poi c'era il rosso. Qui, vedete, non c'è questa gran distinzione. Anche per quanto riguarda i blu, questo qui, anzi forse più i blu si nota di più, perché c'è anche il verde. Guardate, ad esempio col verde si nota molto di più la differenza, e anche un po' col blu, forse questi due invece sono rimasti uguali. Boh, non lo so. Come utilizzo dei colori, benché li ho fatti tutti, ne è avanzato, quindi il rosso è ancora qua, quindi ce n'è ancora un po', di blu ce n'è tantissimo, qua insomma, giallo è quello che ho usato di più, e ce n'è un po' di meno, quindi volendo si riuscirebbe a fare qualche altro colore. Poi si possono mettere, come vi ho fatto vedere, dentro alla loro scatolina, appunto ce ne stanno 8 per scatola. Ecco, un'altra cosa che posso dire riguardo a questo kit è che onestamente questo affare qua lo trovo abbastanza inutile, anche perché si può benissimo farlo a mano. Quindi infatti io queste cose, tutti gli altri pennarelli non ho utilizzato questo. L'ho trovato abbastanza inutile come cosa. Però insomma, se preferite utilizzarlo, lo si può utilizzare, perché appunto nasce per questo. Quindi in conclusione, sì, vabbè, questo kit è carino, indubbiamente ti fa passare un po' il tempo, poi hai dei timbrini, però non, onestamente non mi soddisfano appieno, quindi non mi sento proprio di consigliarvelo al 100%, magari ecco a un 60-70%. Io sono contenta di averlo acquistato comunque a un prezzo veramente basso, perché se l'avessi acquistato al prezzo pieno forse mi sarei un attimino pentita. Vedo un attimino anche su Amazon se per caso c'è, se magari costa poco vi lascio comunque il link giù in descrizione se volete provarli anche voi. Bene, quindi ragazzi, per oggi è tutto. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, in modo tale che se volevate acquistarli o se ci state pensando, avete visto un po' come funziona, quindi avete comunque avuto modo di vedere una breve recensione. Quindi per oggi è tutto, mi raccomando, pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che giù in descrizione troverete i link dei miei social, quindi Instagram, Twitter, Facebook e Tumblr, e cliccando la campanellina qui in basso a destra venite avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Quindi per oggi è tutto, io vi ringrazio sempre di seguirmi, un grosso bacione, al prossimo video, ciao ciao!